Benvenuti o bentornati a un nuovo video, io sono Gino Biondo, oggi vi porto una versione un po' più esplosiva, ma che forse funziona, un po' forse meno esplosiva, ma che funziona più sul lungo termine di un mazzo aggressivo come Monored, ovvero una versione Gruul. Anche se in realtà sul fatto che è meno esplosivo non è verissimo, perché ha delle, potenzialmente delle partenze ancora più forti di Monored. Monored, la sua fortuna è il fatto di essere molto più solido. Perché questo mazzo qua ha una sfiga, che è la Mana Maze. Perché questa terra qua, che entra tappata a turno, i primi due turni, per un mazzo agro è una merda, perché ti viene sempre il dubbio, faccio droppa 1 e poi non faccio droppa 2? Fa un po' schifo. Però se questo mazzo scurva è devastante, perché il verde lo giochiamo per Audacity, che è da travolgere, cosa molto rilevante, anche perché soprattutto con le nostre monache e col nostro Cacophony Scamp, perché lui quando muore o fa danno possiamo proliferare e lui fa danno a pari alla sua forza a qualsiasi bersaglio, quindi a volte proprio lo lancia addosso e se fa danno poi lo spari in testa all'avversario. Di verde abbiamo questi Druid, carta che ci aiuterà a fare le cose un po' più in late game, mid late game. Yavimaya Iconoclast che è ottimo, ottimo perché quando entra chiacchierato è un 4-3 travolgere e con rapidità. Abbiamo Ruby, anche questa carta importantissima perché anche questa, oltre a rampare, ci permette di fare queste giocate aggressive in rapidità. Le altre carte sono qua, le Monsters of Rage, Play with Fire che ci serve per sparare, Kumano che è la nostra carta che a turno 1 è devastante, abbiamo anche Dreadmoor's Ire, più 2 travolgere, anche questo importante secondo me, e la partenza più esplosiva che può fare questo mazzo è fare Kumano turno 1, lui turno 2. Perché lui, la creatura, prende anche doppio attacco se controlliamo una creatura con forza 4 o superiore. E a turno 3, oltre ad aver girato questo, possiamo girare un bel Godric. E facciamo 4 di Godric, 6 di lui più 2. E fate voi i calcoli. Sono 12 danni di terzo. E poi un modo per buttarlo giù lo troviamo. Siamo pieni di carte rapide, siamo pieni di botti, cose. Quindi comunque il mazzo è molto molto aggressivo, molto molto esplosivo. Boss side mi piace perché, volendo per chi vuole giocare Beast of 3, con Migloth diventa un po' più midrange il mazzo. Abbiamo anche delle belle removal. E quindi secondo me è figo. Questo è un mazzo molto carino. Secondo me è molto carino anche quando inizierà la stagione standard a gennaio. Perché cartaceo penso che questo mazzo costi pochissimo, non ha niente di valore se non forse Fastland, che però adesso con la nuova Pyrexia comunque sono scese tantissimo, forse c'è questi Druid che valgono qualcosa, ma il resto è incredibile, no? Sono tutte carte che prendete, potete giocare, e sono carte belle, alla fine l'importante è giocare, no? E boh, il mazzo è questo. Prima di iniziare il video vi ricordo sempre manatras.com, c'è sconto, ce ne abbiamo manatras per il 5% di sconto con 49, con la spedizione omaggio super 49,90 e ci vediamo un po' di gameplay di questo mazzo qua. Inizio io, ti tengo. Mirror di Monored, va bene. Già che non parte con Kumano, vuol dire che la race è dalla mia parte. Perché una giocata forte può essere anche Swift Spear into Audacity. Una giocata ancora più forte è fare lui 4-3. Lui 4-3 fisso, il prossimo turno può essere terra, monasteri, boom boom. Bolt non c'è, quindi lui deve farmi per forza. Deve cercare di andare più forte di me. Due danni a me, va bene. Godric.
Boom boom. Audacity lo butto di qua invece. Bam. Fammi vedere come blocchi. Interessante. Quattro, otto, dieci più tre, 13, lo mando a 6. Oppure me ne sto indietro. Me ne sto indietro. In caso mi faccia squee, quelle robe lì. Perché squee sarebbe un problema perché fa triggerare Godric. Qua, secondo me la race è giusta la nostra. Era giusto attaccare con tutto per provare a fargli fare questo blocco qua. Che boh. Godric su Sweet Spear. Che non avrebbe mai fatto, però non si sa mai. Perché in quel caso là sparavamo un pollo e lo mandavamo su Marte. Attenzione, così. Va bene. Noi così andiamo letali. Parote. Metto bot. Esco una carta. Ho sperato che fosse un altro bot, ma così comunque erano letali miei. Buono. Buono, mi fate i calcoli giusti adesso. Giusti, giusti, giusti. Ci siamo, ci siamo. questa mano forte. Mano forte. Posso partire Monaca, Ruby. E poi giocarmela tipo il mostruoso rage su Monastery e fare altri dannissimi. Molto esplosiva sta mano. Uno a te, intanto. Che mazzo è questo? Ah, sì, Esper. Va bene. Prima attacchiamo, poi vediamo che succede. Non facciamo ruby perché qua vogliamo piazzare più danni. Anche perché questo più ruby in campo è bella lì. Due vite perdi. Benissimo. Perché lui si prende double strike, no? Se c'è una creatura con forza 4 superiore. Ok, perfetto, va bene. Noi possiamo fare Ruby. No, ho sbagliato. Vabbè. Ho sbagliato. Autotap de merda. Ora è giù. Vabbè. Sono comunque tanti danni, dai. Qua comunque showiamo letali. Facciamo questi in druid, vediamo cosa troviamo. L'ottimo questo. Che possiamo buttare in realtà di qua. Bernal Grasp, va bene.
Audacity non entra, faccio cacofoni. Attacco di Ruby comunque. Vabbè, comunque a 5 lui. E comunque sta a 5, quindi. Va bene, un altro Dennic. Dennic so forti, eh. Faccio prima lui. Prima di fare l'altro quest in Druid. Audacity, ottimo. GG. Mamma mia. Non perde mai la benzina, eh? Allora. Qua partiamo secondo. Ma io ma il meta è abbastanza creaturoso. Ma noi siamo anche fortissimi. Terra monaca, bam. Che è? Mono red control. Io giro comunque la mia monaca. Facciamo su 2-2, no? Perché potenzialmente se pesco terra faccio questo 4-3 e sono un sacco di danni. Va bene. Mono red control. Che sicuramente no, non è control, ma va bene, squid. Squi, squi, squi. Ma è una gioia. Io voglio massimizzare i danni. Sì. Visto che Audacity qua è abbastanza safe, io lo faccio adesso. 5 a te. Boh, trampo. Sono avanti io di race. No, è che mi servirebbe un zio Khan, una terra. Va bene, Godric. Ottimo. Ma sì, voglio comunque girare per 7, perché il prossimo turno sono letali i miei. Il prossimo turno sarebbe ottimo pescare un altro terra. Che potrei fare lui dashato, kickerato. E così io li mostro i letali. Cioè, lui adesso deve stare indietro. Cioè, non penso che può farmi questo turno qua col burst lì. Invece, forse sì. Perché solo con squiggy. Un'ottima terra. Fatemi fare due conti. Sì. No, però tappiamoci bene. Così kickerato. 4-3 trample. Tanto a tutto travolgersi. Sì, GG mia. Dovrebbe essere GG per me. Lui può bloccare qua. Può bloccare da un'altra parte. Io faccio un mostruoso rage sulla Sweet Spear. Swift Spear. Tanto c'è Trample anche questo, c'è Trample pure questo. C'è uno di qua, GG. Facilissimo, facilissimo. Allora, questo è un chippissimo. Una terza terra sarebbe ancora più top, però vabbè, Kumano, ottimo Kumano. Sparo un danno. UV? Cos'è UV questo? UV control, UV tempo. No, Jeskai. Wow. Jeskai già mi confonde un po'. Credo di voler fare picnic perché se pesco terra gli faccio una caterva di danni di terzo. Mi aspettavo un lightning strike qua. Che pazzo è questo? Cos'è? Tipo The Sky Pirati, no? Ah, Brother Sutend. Vabbè. Vabbè, uno per uno. Lui si gira. Facciamo un altro Kumano. Gli spariamo un dannino. Vediamoci i danni in mano. Soprattutto per queste e queste che sono carte rapide.
Sarebbe stato ottimo se fosse questa stata una carta rossa, della rossa, però vabbè, si può avere tutto, anche perché potremmo avere lui in campo. Ma va bene. Qua serve una terra, per esempio. La terra qua è ottimo. Demolition Field. Sì, rompimi Boseju, ti prego. Non mi è piaciuta molto sta giocata, eh. Ah sì, faccio questo in druid. Non ha sfiga sta giocata. Perché magari pesco una terra. Perfetto. Qui faccio un altro Kumano. Facciamo un mostro Rage. Se vuoi farmi removal, fammi removal. Io tanto il mio ho già fatto. 5 a te. Mi hai fatto pescare la mia terza terra. Ti ringrazio. Anche perché qua vedevamo tre carte. Quindi il fatto di non vedere una terza terra era veramente molto, molto, molto remota. Ojutai! Attenzione. Flying Haste. Un sacco di roba. Che fa? La Madonna. Va bene. Ok. Quindi mi dice che questo turno potrei vincere, no? Quanti danni sono? 5. 5 più 4. GG, no? 5 più 4 fa 9. Giusto. 5 più 5 in realtà, perché entrava pure col segnalino. Che mazzo strano che giocava il mio Oppo. Ma va bene così. Mi aspettavo che fosse più control. Oh, finalmente parto io, terra. Ci sta, partenza buona, dai. Parto comunque così, anche se in realtà se non pesco la seconda terra stappata è una merda. Infatti queste terre qua fanno un po' schifo. L'unica cosa per cui una cosa non vale lo splash è questo. Queste terre qua che entrano tappate fanno cacare. Per i mazzi agro, eh. Ixali Lore Keeper, va bene. Vabbè, noi dobbiamo essere sempre mana efficient, quindi facciamo i pezzi grandi. Anche perché il prossimo turno potenzialmente posso fare anche questo. Metto i segnalini in giro. Che fa schifo, eh. Anzi. Ruby non è male. Ma preferisco mettere uno, due. Così. Spada Sbrem. Mamma mia, double strike. Ha sbagliato. Ero convinto volasse. Ah, ho sbagliato io. Sì. Ero convinto volasse perché dicevo magari anche i segnalini. Però non è la stessa cosa. Ho sbagliato io. Va bene. Va bene, va bene. Ma in realtà, Ruby Tracker. Dopo 2 più 2. Lui deve bloccare per forza. Qua si cerca niente. Non si è trovato niente. Facciamo comunque la terra. Vabbè, lei comunque quando attacca, no? Lui deve bloccare per forza di qua. No. Ah, c'aveva first strike pure lui. Upsi. Upsi. Sì, li ho piazzati proprio male i segnalini prima. Se è quello che mi volete dire. Assolutamente sì. Però, anche se non me lo merito, un bel play with fire. Anche se non me lo merito, me lo pesco, dai.
Mamma mia, questo dinosauro qua è fortissimo. È che è troppo. Questo mazzo qua ha un problema, che è troppo pulito, troppo fair. Che se fosse, avesse dei dinosauri che barano un po' di più sarebbe incredibile. Perché lo prende lei più 2 più 2. Ma vedi. Passiamo. Mamma mia, mi può dare. Può essere, può diventare un 6-2. Mamma mia. È forte perché è tipo un Mimic, no? Avete mai giocato in Mimic Eldrazi? Sì, se giocavo meglio avevo già chiuso la partita. Vergogna. Ok. Inizio 5 danni lì, ma povero questi Android. Un altro drago. Non sono manco leggendari sti draghi qua, tra l'altro. Quanto mi giri qua? 5, 10, 16. Devo bloccare qualcosa. Perché il piano è pescare questi Indruid. Immeritato, immeritato. Però il mazzo vince anche con questo. Boh, un botto in faccia, GG. Immeritato. Ma va bene. È sempre una win. Dai. Diciamo che se partivamo con sta mano qua era un po' meglio, ma va bene. Sai che è Esper Legends. Che è questo? Gru leggende. Che cazzo fa questo? Ma che roba, ma che storia, oh. Vabbè, io faccio lui. Il prossimo turno faccio terra, Yavimaya Coast, giro per 1000. Sacrifica lui, leggendario creature you control. Ah, creatures, quindi in plurale, tutti. Umani leggendari. Gioca lui. Gavi, Gvenna. Va bene, prendo il danno. Allora prendono tutti più 1 più 0. E tutti indistruttibili. Ma che carta fortissima. Vabbè, io faccio questo. Secondo me è fortissimo. Anche perché lui prende il double strike. Ci sta che blocchi qua, eh. E se sacca così, mi va pure bene. Più o meno. Almeno quella carta sparisce. È un mazzo che non conosco, sono sincero. Ok. Un altro Hayar. Questo è un po' una sbatti. Diventa un 5-5 quello. Però anche il mio diventa bello grande. Attacchi? Wow. Lui attacca. Vai. Farò un quest in Druid in End. Lui sotto turno è letale? Sì. 6, 7, 8, 9. 9. 9 danni sul board. A meno che non faccia qualcosa di rapido.
Melira, oh, va bene. Ah, questa non è male. Quella è forte. Ok. Ah, ma quella è pure rapida. Ah, perché ne mette tre in campo. Mamma mia, ma qua ha scombato lui, oh. Lui ha scombato qua, che bello il suo mazzo. Devo fare un video anche col suo, cos'è? Umani? Naya Blitz Umani, bello, bello. Ma che bello questo mazzo. Ah, scusa. Sono partito io. Dovrei fare drop 2, 4, 3. Secondo me è giusto. RG dinosauri lui. Se mi fa il 6, 6 sbatti. Ho chiamato. Vabbè, questo gira. Vabbè, io metto Audacity su quello grande. Se mi vuoi parare, parami, no? Pari, io pesco. Tanto non male. Vabbè, questi vanno benissimo. E puoi fare tutti quelli che vuoi. Va, belli. Questi non fanno niente. La terra rossa. Fare anche lui. Scusa. Questo butto di qua. Girare per un sacco di danni. Tutti travolgenti. Lui deve avere 7 terre, no? Prima che possa attaccare o bloccare. Va bene, va al cimitero. Io pesco. Play with fire. Onesto. Altro di quelli. Non me lo meritavo. No, qua devo attaccare. Uno dei due forse lo devo. Mi fa proprio schifo fargli rimozione su quel pezzo lì. Sembra proprio uno spreco. Preferisco fargli cacofoni passo. In end faccio token. Bello quello. Certo, io questo in risposta. In risposta sparo sempre lui. Mando a 8. Mando a 8. Token in hand. Monaca. Giro tutto. A me va benissimo se blocchi così. Va benissimo. Bellissimo sto blocco. Non ho fretta. Se lui non vede niente. Ah, adesso può attaccare e bloccare quello lì. Quello adesso diventa sbatti. Però tenendomelo in mano. Buono. Butto tutti qua. No, aspetta. C'è anche prudenza da calcolare. Tutti 1 e 2. Perché c'è prowess prowess da calcolare e giro tutto. Bravo, bravo, bel blocco. Così faccio tutto il board. E il prossimo turno diventano letali, no? Letali no, però quasi. GG. Mamma mia, che bel calcolo che ho fatto!
Bel calcolo. Boh, insomma. Va bene, per questo video è finito. Spero che sia piaciuto il gameplayino di Gruul. Super, super, super aggressivo, super esplosivo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!